pronti per uscire? Avete spento tutte le luci là? Sì, sì. Ok. Ah, ok. Usciamo? Andiamo? Sì, okay. Direi. Se vi state chiedendo dove stiamo andando in questo campo di zucche a sfidarci. È proprio quello che ci vuole. In cui chi fa la zucca più bella vince. Ovviamente la farò io e vincerò. Però sarà divertentissimo. Andiamo. Bene, andiamo. Vincerò io. Attiverò il mio piano malefico. Sono arrivato a casa, viale 008, mamma e papi. Adesso posso iniziare il mio piano malefico. Ok, è arrivato il momento di attivare il mio piano malefico, che questa volta non potrà fallire. Sempre questo, avete lasciato tutte le luci accese. Ma no, noi le abbiamo spente le luci. Ma Alessandro, tu sei sceso dall'ultimo tetto, adesso spegni le luci. No, ma aspettate, che è successo? Quali luci accese? Ma che sono quelle cose là? Anche io, la magia nera o Martina. Ma quale magia nera o Martina? Dico Morti! Ma Morti l'abbiamo sconfitto. Ma non c'entra nulla, ti ricordo. Perché non c'entra nulla? Perché nelle scorse stagioni l'abbiamo sempre sconfitto, però è sempre tornato. Ma l'ultima stagione io l'ho schiattato proprio alla testa. Io l'ho schiattato proprio alla testa. Vabbè, andiamo a investigare, magari troviamo qualche indizio. Sembra esserci niente. Io qua non trovo niente. Mamma, guarda questa strega come ti assomiglia. Neanche qui c'è un indizio, niente. Vediamo
abbiamo qualche indizio. Che cos'è quella cosa? Quella è un'altra decorazione. Qua non ci siamo stati. Questo è un bicchiere con questa mano strana. Però qua dentro c'è un foglio. Forse... Ma... mi sa che è una lettera. Leggila, leggila. Secondo me è lui. No. Ciao cacchette ammuffite. Sì, lui ci saluta sempre in questo modo. Mi sa che è lui. È arrivato Halloween. Ciò significa solo una cosa. Sto per tornare più cattivo di prima. Già avete capito chi sono? Visto che il vostro quoziente intellettivo è pari a quello di un ornitorinco, ne dubito. Infatti non ho capito. Comunque, se non l'aveste capito, sono morti. Ah, non erano morti. Se non volete essere perseguitati da me e dal mio aiutante, trovate i tre ragni di Halloween. Ma non è morto. Indizio, solo un ragno è dentro casa vostra, il resto no. Buona fortuna a trovare i ragni, ma tanto non ci riuscirete. Firmato morte. Ok, abbiamo avuto la conferma, è morti, questo è sicuro. Andiamo bene, proprio bene. Ci vuole perseguitare, però... Non far ridere, è passata di moda questa battuta. Comunque, dobbiamo trovare questi ragni se non vogliamo morire. Beh, quindi facciamo una cosa. Uno solo è in casa. Sì, ha detto che solo uno è in casa, tutti gli altri, quindi dove staranno? Vabbè, dividiamoci. Dividiamoci. Quindi dividiamoci. Io vado là. Tu io vado di qua. Ok, tu vado di qua. Perfetto, okay. Andiamo. Andiamo. Che è successo? Mancata la corrente. Ma... Aiuto! Aiutatemi! Chi è che sta chiedendo aiuto? Mio Dio, devo andare a controllare. Papi, ma hai sentito anche tu queste urla? Secondo me è la vicina. No, ma quale vicina? È mamma! Quindi ci siamo separati, aspetta. Andiamo. Ma che sono queste urla? Accendiamo la luce. Mamma! Finalmente siete arrivati. Mamma, ma cosa ti è successo? Perché sei così? Sei legata? Ma non lo so, appena sono entrata si è spenta la luce e poi non so più niente. Sai che cosa mi sembri? Una salsiccia. Vabbè, adesso ti aiutiamo, dai. Aspetta, no, facciamogli un TikTok. Ok, forse non è stata una bella idea dividerci. Quindi facciamo una cosa, ci riuniamo e andiamo a cercare il primo ragno insieme. Ok. Tutti insieme, andiamo. Tutti insieme, vai. Andiamo nella mia cameretta, secondo me sta là, andiamo. Qua non sembrerebbe esserci niente. Lascia il joystick. Lascia sta il mio profumo. Aspettate! Che è successo? Ma sul mio mobile ci sta qualcosa. Che cos'è? Niente, che cos'è questa cosa? Aspettate. Forse è un ragno. È un ragno. Che schifo, si muove. Sì, ok, abbiamo trovato questo. E che credo sia il ragno che ci chiedeva morti. Sì, secondo me è quello. Ma quindi adesso dove stanno gli altri? Ma va a capire dove stanno. Cioè, se non stanno dentro casa nostra, dove stanno? No. Che scatole? Dove l'hai buttato? Beh, mi sa che devo recuperare quel ragno che ho fatto cadere. Sì, infatti. In realtà l'ho lanciato, non l'ho fatto cadere. Ok. Ma dove sta sto ragno? Ehi, ragnetto? Ma non c'è. No, non lo trovo. Ma com'è possibile? Cioè, è caduto là sotto, ma non c'è niente. Vedi bene. Ma aspettate. Aspetta, Anna, mo vado a vedere prima che cosa c'è sotto al letto. Sì, papi, vai. Sì. Vediamo un po' che cosa c'è qua sotto. Chi è? Ma quello è... Mamma, quanto si sbaglia! It! Ah, è It? Ah, mi
sembrava mamma quando si svegliava la mattina. Aspetta, cosa? It? Ah! Ok, It, ma non farai mai paura quanto mamma la mattina. Aia! Vabbè, a parte gli scherzi, It, come sei arrivato là sotto e soprattutto, che cosa vuoi da noi? Non importa come sono arrivato sotto al vostro letto, però non voglio fare del male a nessuno! Sei sicuro che non ci vuoi far del male? Io non mi fiderei. No, ve lo giuro, non mi faccio del male! Venite, venite! Vabbè, dai, che facciamo? Vabbè, dai. Alla 008, se vuoi di nuovo il tuo ragno di Halloween, vieni che te lo do, abbassati! Beh, allora io mi abbasso e vado a prendere il ragno, ok? Non mi fare del male tu! Ok. Ma dove è finito? Vabbè, mi doveva dare il coso. Vabbè, starà qua, quindi se ce l'aveva lui. Ah, ecco, l'ho trovato. Alessandro,